presentimento che ha affascinato la comunità di Irsina nel Materano, la cui cittadina ha ospitato il primo spettacolo della rassegna estiva dei Teatri Uniti di Basilicata. Peppe Servillo e la Soli String Quartet insieme per rivisitare la canzone napoletana e dare agli spettatori per una sola sera la capacità di guardare il mondo con gli occhi degli artisti. Ero con poca nata innamorata. Sto cuore che ha cantato, malissimo. Scegliati che non basta sanata. Noi facciamo cenno ad una canzone in particolare che si intitola Presentimento e si tratta appunto del disco del lavoro che abbiamo pubblicato di canzoni napoletane e ci piace l'idea che gli autori delle canzoni, un po' come tutti i poeti, siano un po' dei profeti, cioè che sanno individuare prima degli altri le tracce della nostra vita sentimentale, sia personale che collettiva, e la disegnano e noi la ripercorriamo insieme a loro ritrovando noi stessi nelle loro canzoni. Il nostro lavoro è molto rispettoso della scrittura musicale e letteraria, perché parliamo di autori come Di Giacomo, come Gambardella, Viviani, Bovio, quindi di grandi poeti, e cerchiamo di, nel rispetto della loro scrittura, di qualche modo di esplicitare da interpreti il senso e il sentimento di quelle canzoni, prendendoci i rischi che il nostro mestiere comporta. La grande canzone napoletana è immortale perché ha un valore poetico universale che parla di uomini di tutti i tempi. Se pensi che la canzone napoletana è conosciuta e amata tanto in Oriente quanto nelle Americhe, in Russia, insomma un po' in tutto il mondo, quindi che gli interpreti napoletani la ripropongono è un bene, perché altrimenti si rischia che diventi un oggetto da museo da tenere chiuso in un armadio e questo non sarebbe bello. Signor Servillo, l'aspetta un tour in Basilicata partendo da Irsina, sì. Si avvicina a Matera, capitale europea della cultura, per l'anno prossimo, speriamo anche di vederla l'anno prossimo quasi sicuramente. Sì, beh, lo spero, io sono stato spesse volte a Matera, di recente anche con Materadio, e quindi è una città che amo tantissimo e che conosco da tempo. E io spero per Matera, a prescindere dal fatto che io ci sia, che questa sia un'occasione di crescita culturale e, perché no, crescita anche in tutti i sensi, perché è un territorio che lo merita, che sta dimostrando le capacità di accogliere il turismo internazionale e anche un turismo che evidentemente cerca delle cose singolari rispetto alle mete solite. Singolare, proprio oggi lei si trova in provincia di Matera, un paesino poco più di 3.000 abitanti, però che sente un grande spirito culturale, dato che è diventato da poco borgo dei borghi della Basilicata, per esempio. Eh sì, evidentemente è un posto che ha acquisito con merito questo titolo e che attende di ospitare tutte le manifestazioni che investiranno con Matera, capitale della cultura europea, la Basilicata intera. Sacci che danze verde! Sente che da lontana da tutta la pochi prima a non tornare più a me e tanta la fai chiara tanta la tacca te che fa E quindi il consorzio Teatri Uniti di Basilicata ha deciso di partire dai paesi limitrofi alla capitale europea della cultura nel 2019 per portare la cultura della danza, della musica e dello spettacolo circense tra i piccoli comuni dell'entroterra lucano, lontano dai grandi centri. Senza voi, vado.
ma vado a capo, cagliando la sciura, ci due qualche ciura per la Francesco Lisbona, Teatro Unito di Basilicata decide di partire dalla provincia, da Irsina, per la presentazione del suo calendario estivo. In primis, perché? Perché il filo conduttore della programmazione estiva è patrimonio, e valorizzazione del patrimonio, perché siamo proprio nell'anno del patrimonio, e soprattutto far conoscere queste aree che fra virgolette sono disagiate e invece sono ricche di patrimoni inestimabili. Quindi questa è la ragione perché partiamo da Irsina, che ha un centro storico meraviglioso, questo convento dove adesso siamo in questo momento che ci ospita altrettanto, e poi il nostro percorso proseguirà per Grumento, Vaglio, Campomaggiore, ancora abbiamo Pisticci e tanti altri luoghi che sono anche un po' sconosciuti a noi stessi cittadini lucani. Avete già riscontrato, per esempio, negli scorsi anni, già dall'anno scorso, la possibilità che i cittadini anche dei comuni limitrofi siano interessati a tutti questi spettacoli? Sì, è comunque è un lavoro complicato, però devo dire che insomma ci stiamo riuscendo. Le prime persone da coinvolgere sono sicuramente i sindaci, diciamo i padroni di casa, e stiamo notando che c'è un grande interesse e i comuni cominciano a fare rete fra di loro. Quindi faccio un esempio: il comune di Oppido, che dista qui da Irsina circa 30 minuti di macchina, ha un bellissimo teatro e quindi in inverno il pubblico di Irsina si sposta ad Oppido. Il pubblico di Oppido si sposta qui ad Irsina l'estate per le nostre rassegne, quindi ci stiamo lavorando e qualche piccolo risultato stiamo cominciando ad ottenerlo. Parliamo invece della rassegna di quest'anno, dal 10 luglio al 10 di agosto, tantissimi concerti, spettacoli, musica ed eventi da non perdere naturalmente. No, assolutamente, sono 30 giorni e 52 date, quindi insomma abbiamo un bel po' da lavorare. Abbiamo la prima cosa per noi importante, la rassegna per bambini, che ormai è già partita, anche questa in luoghi molto particolari, perché siamo a Matera nel meraviglioso giardino del Museo Ridola. Qui a Irsina, in questo bellissimo chiostro di questo meraviglioso convento, a Satriano in una piccola parte del centro storico, e poi per chiudere a Venosa nell'atrio del castello, che devo dirvi è veramente uno scenario unico. E devo dire, la sede dei bambini sta andando molto bene, soprattutto in questi piccoli comuni dove gli spettacoli sono alle ore 21, quindi noi ci aspettavamo le 21, i bambini sono a letto, invece no, le famiglie stanno partecipando, e soprattutto c'è molta 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 migrazione dai comuni limitrofi. Per quanto riguarda invece la rassegna di circo, danza e prosa, soprattutto prosa, quest'anno abbiamo degli spettacoli di cabaret molto interessanti, avremo altri comuni, e poi la novità è la rassegna di danza contemporanea che parte domani dagli scavi di Vaglio, quindi Vaglio, Grumento e ancora Matera nel meraviglioso terrazzo di Palazzo Lanfranchi. La compagnia GDO presenterà lo spettacolo Convergenze, ed è uno spettacolo all'insegna dell'hip hop, quindi uniamo hip hop agli scavi di Grumento, quindi penso che sicuramente sarà una fusione magica con antico e moderno che si sposano sempre molto molto bene. Oltre la bellissima presenza e apertura con Beppe Servillo, che innamorato si voce sparte sulle sentimenti, ma che mattina e allora un abbraccio con mi d'abbraccio e sotto me.
e poi lo rincontreremo il 23 e il 24 di luglio negli scavi prima di Vaglio e poi di Grumento. Avremo la presenza di Francesca Reggiani, Cinzia Leone, il duo Dostoevskij, che sarà anche ospite qui ad Irsina e in altri comuni, e Rosalia Porcaro. La rassegna di danza contemporanea poi avrà un momento importantissimo a Venosa dal 1 al 6 di agosto, con la prima, chiamiamola, rassegna di danza, dove avremo un'apertura con MM Company, che sono Michele Merola, e chiuderemo col Galà con Coviello. Michele Merola sarà anche a Matera il 31 di luglio, sempre sul meraviglioso palazzo, terrazzo di Palazzo Lanfranchi. Le novità della città di Matera sono due progetti di Insight Specific che faremo all'interno del Museo Lanfranchi con Luciano Padovani il 23 e il 24 di luglio. All'interno del museo presenterà questo progetto bellissimo di Shakespeare in Love, e poi avremo il Site Specific sempre all'interno del museo Lanfranchi con Matteo Bittante. Matteo Bittante, Dance House Milano, una delle più grosse produzioni di danza contemporanea italiana, e lo vedremo anche su palco sempre il 10 di agosto. La cosa per noi importante sono la nostra promozione, prima acquisti e meno paghi, e soprattutto sei rimborsato se non puoi partecipare agli spettacoli, e conserva il tuo biglietto, perché con lo stesso puoi circuitare in tutti i comuni dove facciamo programmazione, presenti il biglietto al botteghino e ricevi un'ulteriore riduzione. Quindi la nostra è una sfida, ma soprattutto è una sfida dove non siamo soli nei piccoli comuni, a differenza dei comuni più importanti. Invece nei piccoli comuni siamo supportati molto bene dalle istituzioni del posto, cioè lavorano molto bene con noi. I cittadini all'inizio sono un po' restii, perché comunque gli spettacoli sono tutti a pagamento, devi abituare il pubblico a pagare un biglietto, ed è questo forse il lavoro un po' più complicato, però ci stiamo riuscendo, ci stiamo facendo capire l'importanza della cultura e di quanto vale spendere e investire in questo bellissimo patrimonio che noi possediamo. Anna Maria, per l'edizione estiva dei Teatri Uniti di Basilicata si porta in giro nei comuni lucani anche la danza, che è un modo anche di un linguaggio universale per portarlo in comuni limitrofi diversi dal centro. Ma e soprattutto in spazi bellissimi come Vaglio, Grumento e Venosa, che hanno delle zone anche archeologiche da mostrare al pubblico, fantastiche. Quindi il connubio fra la danza e gli spazi si innamora in questo territorio dove, in carenza di teatri, però offre una visione incredibile su tutto il resto che è la nostra storia. Io nasco come danzatrice e nasco in un territorio dove non ci sono teatri, quindi la compagnia che avevamo residente, che è stata residente per 10 anni, utilizzava tutto quello che c'era, dal Gretto del Fiume al Palazzo Antico, ai portici della città, qualunque cosa. Quindi la danza portata nell'urbano, al di là della mia esperienza, ci sono decenni di storia sulla danza fatta in posti urbani, è proprio quello che io penso che invece sia il connubio in luoghi dove non ci sono magari strutture teatrali che possono offrire lo spazio ad una grande compagnia, ma invece incontrare il pubblico. Questo sembra un escamotage solo perché non ci sono spazi, invece no, è anche un modo per andare incontro al pubblico e vedere assolutamente, senza per forza aver fatto la scelta di andare a teatro, quindi la danza che va incontro al pubblico. Anna Maria, possiamo dire anche che è un po' più difficile, una sfida, portare la danza nei piccoli comuni di poco più, solitamente di 1.000-2.000 abitanti, in cui si è più abituati molte volte spesso alla musica piuttosto che alla danza? Ma la sfida di portare la danza c'è sempre ovunque. Può sembrare più semplice portare una danza di ricerca in città, sì, per alcuni aspetti, però è anche vero che in una grande città magari c'è tanta offerta culturale, in un piccolo centro magari ce n'è meno, quindi la sfida anche del pubblico di uscire di casa e accettare quello che è stato programmato. In realtà io non sono così convinta che programmare nei piccoli centri sia così complesso. Anna Maria, invece l'ultima domanda, così non ti disturbiamo, come si sta evolvendo invece la danza oggi? Soprattutto siamo in presenza di tantissimi piccoli comuni in Basilicata, come è l'approccio con il pubblico e come si sta trasformando un po' la danza?
Ma la danza ha sicuramente un momento di grande riflessione, sta riflettendo, il mondo della danza riflette sul perché il pubblico non dà questo grande riconoscimento alla danza stessa. Quindi è un momento di grande crisi di crescita della danza. La danza italiana c'è, è forte, è nota, è ben vista all'estero, però si sta chiedendo qual è il passaggio di comunicazione col pubblico. Questo è quello che sento. Sì, noi siamo onorati di ospitare questa sera la conferenza stampa da cui parte la stagione estiva di Teatro Unico di Basilicata e con uno spettacolo di eccezione, quale quello di Beppe Servillo. Ora che Teatro Unico di Basilicata faccia questa scelta di entrare nei paesi interni della Basilicata per portare questi spettacoli è una scelta coraggiosa e va dato atto che sono quelle sfide che, che devono essere vinte, perché anche tutta la Basilicata, non soltanto Matera e le città più importanti, devono avere la possibilità di avere queste opportunità culturali e di crescita per la comunità. Però durante la conferenza è stato fatto anche un elogio nei confronti del comune e della cittadinanza, più che altro perché anche se il biglietto si paga, la cittadinanza vuole partecipare, soprattutto i vostri stranieri. Ma io penso che comunque la cittadinanza sappia scegliere e capisca che vale la pena pagare un biglietto per poter assistere a uno spettacolo di questo livello, quale quello di Beppe Servillo, ma anche degli altri che ci saranno. Lo scorso anno, in cui c'è stata già la stagione estiva, c'è stata una bella risposta, non soltanto da parte dei cittadini irsinesi, ma anche dagli irsinesi acquisiti. Tanti stranieri hanno partecipato volentieri e ci hanno chiesto di ripetere questo tipo di iniziative. Giugno e luglio sono ancora più piene di agosto. Siamo partiti con la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, ma poi col Festival Internazionale Luoca Papa Film Festival, adesso con la stagione teatrale, è un luglio pieno e vede la presenza di tanti stranieri in questo momento, ce ne sono veramente tanti che stanno partecipando a tutte le iniziative. Felici perché un paese come il nostro ospita l'apertura della stagione teatrale ed ospita un evento importante come Beppe Servillo in concerto. Si può fare anche un appello agli altri sindaci, diciamo, far capire alla Basilicata intera che Risina è un modello e oggi ne è più di tutti gli altri. Ma io credo che i colleghi non hanno sicuramente bisogno di consigli. Noi siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, pensiamo che in qualche modo una traccia la stiamo segnando e la speranza è, come per il turismo immobiliare straniero, che altri comuni riescano a, perdonatemi la presunzione, ad imitarci. La cultura non si ferma l'estate, anche se ovviamente è più facile, un po' per gli spazi aperti, un po' per la presenza e per la voglia della gente di stare in giro, però non si ferma perché la crescita di un territorio ha bisogno di una crescita culturale, di cultura, e dalla cultura poi appunto deriva, soprattutto se fatta per i ragazzi, per i bambini, nasce un miglioramento della società. Senza me, Madonna, Madonna, cavolo.